Greetings, world. We are Anonymous. Rivelando la verità, il discorso della Premier e la chiamata all'unità. Nel caos del panorama politico italiano, il discorso della Premier Giorgia Meloni al Consiglio europeo ha sollevato domande importanti e ha fatto emergere il bisogno di verità, trasparenza e giustizia. In questo articolo, ci si addentra nell'analisi critica delle parole della Premier, mettendo in luce alcune incongruenze e insufficienze nei suoi argomenti. Ma non ci fermiamo qui. La vera forza risiede nell'unità del popolo, nella ricerca della verità e nella lotta per un futuro migliore. La Premier ha iniziato il suo intervento parlando della sanità e affermando che il suo governo ha aumentato i fondi sanitari. Ma c'è una verità nascosta dietro questa affermazione. Nel 2020, in piena pandemia, il governo ha tagliato i fondi alla sanità. Mentre il paese lottava contro il Covid-19, le risorse per il sistema sanitario erano state ridotte. Le cifre non mentono, e questo è un dato di fatto che la Premier sembra non voler trascurare. Non solo i fondi sono stati ridotti, ma il presidente ha tentato di giustificare questi tagli sostenendo che il rapporto tra i finanziamenti e il prodotto interno lordo aveva influito sulla percezione dei finanziamenti alla sanità. Tuttavia, la sua argomentazione non regge quando si guarda il contesto economico. Nonostante un PIL in crescita, il governo ha scelto di tagliare invece di aumentare i finanziamenti. Questo solleva domande sull'impegno verso la salute dei cittadini. La Premier ha anche affrontato l'argomento dell'IVA sui prodotti per la prima infanzia, sostenendo che il suo governo ha scelto di non rinnovare il taglio dell'IVA perché non aveva funzionato. Questo solleva la questione della responsabilità. Quando una misura non funziona, è compito della leadership ammettere l'errore e cercare soluzioni migliori. Invece, il governo ha scaricato il debito sugli italiani. Il salario minimo è un argomento cruciale, e la Premier ha criticato il Movimento 5 Stelle per averlo sollevato. Tuttavia, i cittadini meritano risposte chiare. Perché il governo non ha agito in 3 anni? Questa è una domanda che richiede una risposta diretta. Non possiamo tollerare discorsi vuoti quando si tratta di questioni fondamentali per i lavoratori italiani. Ma la forza del popolo non può essere sottovalutata. In tutto il paese, cittadini di diverse provenienze si stanno unendo per creare un movimento di cambiamento. Non importa il vostro orientamento politico, il vostro background o la vostra età, tutti possiamo contribuire a un futuro migliore per l'Italia. L'Italia è una terra ricca di storia, cultura e potenziale, e non possiamo permettere che il futuro delle generazioni sia compromesso da politiche irresponsabili. Il momento di cercare la verità, di chiedere responsabilità e di lottare per un'Italia più giusta e trasparente è ora. Il discorso della Premier Giorgia Meloni al Consiglio europeo ha sollevato domande importanti e ha reso chiaro che i cittadini vogliono risposte. Sottolinea l'importanza di unire le forze, cercare la verità e lottare per un futuro migliore. Non possiamo accettare compromessi sulla salute, sull'economia e sui diritti. Il futuro dell'Italia è nelle mani del popolo, e i cittadini hanno il potere di fare la differenza.